proposito di lavoro, drastici tagli di organico sono in vista nello stabilimento Unilever di Pozzilli. La multinazionale anglo-olandese ha infatti annunciato la procedura di riduzione del personale che porterà il licenziamento di 41 dei 188 lavoratori con contratto a tempo indeterminato operanti in quella realtà. Sentiamo. Brutte notizie sul fronte occupazionale dallo stabilimento Unilever di Pozzilli. Aperta dall'azienda una procedura di riduzione del personale che porterà al licenziamento di 41 dei 188 lavoratori con contratto a tempo indeterminato operanti in quell'insediamento. Sindacati, RSU, Regione Molise e Assindustria, informati dell'avvio dell'iter per il ridimensionamento dell'organico mediante una lettera recante la data di ieri. Nello specifico, informa l'azienda, ci sarà una riduzione di 27 operai e di 14 impiegati, così distribuiti nei diversi reparti. 21 posizioni tagliate, categoria operaio nel reparto packing, quello maggiormente colpito. 5 impiegati in meno nei servizi generali, 4 impiegati ed un operaio nella produzione, 3 operai della manutenzione, 2 impiegati ed un operaio nel reparto qualità, un operaio nella pianificazione logistica ed un impiegato per ciascuno degli altri reparti, engineering, data entry e personale. L'azienda fa sapere che alla base della sopraggiunta eccedenza di personale sono da ravvisarsi la contrazione dei volumi di vendita e di produzione e, in un mercato sempre più competitivo, la diminuzione dei margini per la società. Di qui dunque la necessità di procedere ad una profonda riorganizzazione aziendale che prevede tali pesanti tagli proprio per scongiurare lo stesso rischio chiusura dello stabilimento che vedete alle mie spalle. E proprio in ragione del fatto che gli esuberi devono considerarsi definitivi, rimarca l'azienda, impossibile il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, strumento quest'ultimo attivabile nell'ipotesi di rientro del personale esauriti gli ammortizzatori sociali. L'azienda esclude inoltre, per motivi legati alla necessità di garantire l'efficienza del processo produttivo, l'introduzione di part-time o contratti di solidarietà. E stamani, senza esito, abbiamo provato a sentire, a contattare esponenti del sindacato e delle RSU per conoscere la loro posizione su questa delicata questione. Novità, comunque, sono attese a stretto giro.